La cosa bella di questo progetto è che è un progetto che è organico, non è uno spot, non è un tentativo di risolvere un problema in modo limitato, ma di affrontarlo in maniera complessiva. È significativo anche il luogo in cui nascerà questa accademia, perché è la zona di Rogoredo, che per anni è stata zona di degrado, zona di sofferenza, zona di morte, e che adesso gradualmente invece sta ritornando ad essere una zona del lavoro, zona della bellezza, zona dell'arte, se è vero che lì nascerà anche un nuovo campus legato al Conservatorio della Musica, nascerà questa Academy, siamo vicini al nuovo Pala Italia, quindi una zona che quindi riacquisterà valenza con una rigenerazione urbanistica e sociale. Nel suo intervento ha detto: mi piace questo progetto perché ha una visione e un futuro. Questo è un progetto organico e noi confidiamo che possa essere anche il capofila che possa coordinare il lavoro di tutte le persone che si stanno impegnando, dalle forze dell'ordine alla polizia locale, ai singoli comuni. Ecco, un coordinamento che credo sia necessario. Da ministro posso fare quello che da utente dei treni potevo chiedere. Rogoredo, ahimè, era e a volte è ancora conosciuta per il bosco dello spaccio, per i problemi, per la criminalità. Portare un'accademia della sicurezza in stazione a Rogoredo significa portare sicurezza sui treni e in stazione, quindi non solo a Rogoredo. L'obiettivo mio è di arrivare a 1500 donne e uomini di FS Security che portino sicurezza sui treni, ai lavoratori, ai passeggeri e all'interno delle stazioni. Poi è fondamentale che i comuni portino anche luci, eventi sportivi, eventi culturali fuori dalle stazioni, come sta facendo il Comune di Milano qua davanti alla stazione centrale, quindi penso che sia una collaborazione virtuosa e positiva. È una giornata certamente importante perché presentiamo la Security Academy, un bel progetto di rigenerazione urbana, dove in un punto che sta diventando strategico per Milano, che è la stazione di Milano Rogoredo, andremo a recuperare un bellissimo immobile. In un punto, in un contesto strategico, basti pensare alla rigenerazione del quartiere Santa Giulia dietro, al passaggio oltre che della ferrovia, della metropolitana, al collegamento con altre linee infrastrutturali, al possibile stadio del Milan a qualche chilometro di distanza. Perché una Security Academy? Perché in relazione alle caratteristiche del mondo stazioni e della realtà dei treni, che sono spazi tendenzialmente aperti, e per un'efficace ed efficiente security abbiamo bisogno di personale formato, di personale con esperienza, di comunicazione delle best practice, di conoscenza delle normative, di sapersi relazionare con il pubblico, con i passeggeri, ma anche uno spazio dove raccogliere le migliori offerte di tecnologia, nel senso che poi la security nelle stazioni sono tante in tutta Italia, lo si farà sempre di più con l'innovazione, con la tecnologia, con videocamere, con applicata l'intelligenza artificiale, quindi è una sfida che non possiamo assolutamente perdere, ed oggi diciamo che è un bellissimo punto di partenza.